Ma innanzitutto, se andiamo alla prima parte, la prima parte purtroppo ha avuto una partenza sbagliata. Lei sa benissimo che dal 1997 al 2015 tutti i reparti di terapia intensiva hanno visto dimezzare i loro posti letto, anzi c'è un 41%, cioè più del 50%. Questo è un fatto, diciamo, legato alla politica e solo alla politica. A gennaio la Francia, quindi molto vicino all'Italia anche per quello che riguardava l'aspetto, diciamo, delle notizie che venivano dalla Cina, ha raddoppiato i suoi posti letto nelle terapie intensive. Noi non l'abbiamo fatto, tranne poi a trovarci a marzo con tutto quello che è successo, soprattutto nelle zone rosse, nella situazione che l'anno precedente, soltanto per l'influenza, ci sono stati 6 milioni a letto e 10.000 vittime. Nel caso specifico tutti, diciamo, a correre al Credo che si è bloccato posto il collegamento con entrambi. Ecco, eccoci di nuovo. Avevamo perso un momento il collegamento. sì, Professore, continui. vabbè, mi dispiace, ad ogni modo si trattava eventualmente di questo marzo con le zone rosse, in particolare la differenza tra quella che c'era nei riguardi dell'influenza dell'anno precedente, nel senso che c'erano stati 6 milioni di italiani a letto e 10.000 vittime, e non c'era stato nessun problema nell'arco ovviamente di un semestre, autunno e inverno, ed ora ci troviamo di fronte ovviamente all'accorrere a questi posti letto, anche eventualmente per motivi che potevano non essere tanto validi, però sempre legati a questa, per così dire, situazione di panico che si era creata, e con posti letto ovviamente non sufficienti. E quindi c'è stato tutto quello che noi sappiamo, quello che ha detto in particolare Pasquale Bacco. Quindi c'è stata questa situazione di organizzazione che è venuta meno, proprio nel nostro, diciamo, fiore all'occhiello della sanità, che è stata sempre la Lombardia e Milano in particolare. Poi possiamo eventualmente ricollegarci a quanto lei chiedeva per il fatto dei bambini, ma i bambini, ripeto ancora, fortunatamente per loro non hanno problemi, non tanto per il loro ricovero, ma soprattutto per quel che riguarda la loro, per così dire, atteggiamento nei riguardi di questo virus. Sono dei grandi, per così dire, organismi capaci, diciamo, di fare fuori niente il virus senza nessun problema. Quindi in un certo senso non ci dobbiamo preoccupare dei bambini, ma i bambini nel senso che loro possono avere ovviamente l'infezione come gli adulti e come tale possono ovviamente essere contagiosi. Ecco, quello penso sia il punto di riferimento che dobbiamo trattare. Non ci dobbiamo preoccupare per la loro salute, che loro risolvono il coronavirus molto meglio di quello che possono risolvere il virus influenzale. Professore, volevo sottolineare una cosa che ha detto il professore, che è molto importante. Il professore ha sempre detto che anche nelle azioni, l'ha ripetuta adesso, sono stati sbagliati i tempi. Cioè, in Cina hanno fatto un'azione immediata, quindi è importante quello che dice il professore, altre caricazionisti. Anche la mascherina ha un senso utilizzata in una certa fase. Il problema è utilizzarla adesso, che è assolutamente fuori di testa. Professore, la mascherina può produrre effetti collaterali? L'utilizzo della mascherina, facciamo una distinzione tra le mascherine, quelle di stoffa non servono a niente, poi ci sono le chirurgiche e poi ci sono quelle un poco più serie che sono le FFP2. Quindi l'utilizzo della mascherina chirurgica può portare dei danni successivi, secondo lei, oppure li può portare soltanto l'FFP2, quella che utilizzo io quando ricevo i clienti allo studio, dall'altra casa? Ma innanzitutto dobbiamo sempre parlare del tempo in cui vengono tenute queste mascherine. Ovviamente, come sappiamo, anche lo stesso chirurgo sarà la mascherina, eventualmente, però Certo. è un tempo relativo quando la indossa. Lo stesso vale, abbiamo sempre detto, l'operatore sanitario deve portare la mascherina quando ha contatti con pazienti potenzialmente contagiosi. Questo è scontato. Lo stesso a questo punto non vale per i bambini, ripeto sempre, perché non è mai sufficiente a dirlo.
fino a 6 anni assolutamente non la debbano portare. Anche per la sia il 12 ci dovrebbe essere un certo, diciamo, una certa regolamentazione che ci viene data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ossia solo del soggetto, diciamo, con raffreddamento, influenzato, si presume che con una malattia respiratoria, allora deve avere la mascherina, e ovviamente è scontato che la debba avere l'operatore sanitario. Quindi tutto il resto è solo, diciamo, una situazione che non ci dovrebbe riguardare, diventa una situazione di tipo economico, non di tipo, diciamo, scientifico. Per quanto riguarda in particolare, questo va ancora una volta sottolineato, il problema è che le mascherine, come sappiamo, non possono essere portate, quelli là che sono addirittura allergici, agli allergici non la possono portare, non la possono portare quelli poi impetigeni, quindi avranno stafilococcie, streptococcie, eccetera, della cute, non lo possono portare i soggetti anziani, non solo i bambini, ma i soggetti anziani, perché vanno in ipercapnia. Oggi abbiamo addirittura una polmonite da candida, quindi abbiamo una pneumopatia da candidosi in sostanza. Quindi ci sono determinate situazioni che sono venute fuori proprio per questa, diciamo, esagerazione nel portare la mascherina. La mascherina, che serve la mascherina quando si sta fuori, soprattutto se c'è il sole? Non ha nessun significato. Il virus viene distrutto in 6-7 minuti. Per cui tutte queste sovrapposizioni che si vogliono fare, ma parliamo, diciamo, eventualmente quello che era il regolamento all'inizio, da gennaio si fa per dire, ma soprattutto a febbraio, è quello che invece è diventato poi l'Italia, un paese produttore di mascherine, addirittura un'alternativa anche alle automobili. Quindi che vogliamo dire? Quindi i provvedimenti della Campania, della Sicilia, della parte anche di Genova, ho letto del centro di utilizzare le mascherine all'aria aperta, è un provvedimento illegittimo dal punto di vista scientifico. Illegittimo, è un provvedimento idiota. Basta nella scala intellettiva, le ultime due scale mi sono dall'imbecille agli idioti. Allora, io penso questo solo e proprio solo gli idioti lo possono fare.